Rispondo con chiarezza alla tua domanda, vorrei arrivarci però riprendendo il discorso della speranza e dicendo che molto spesso, credo che tu sia d'accordo con me, la speranza è prodotta dalla memoria, dal ricordo, dalla storia. A me capita, come anche a voi, di avere spesso appunto contatto con giovani colleghi che si trovano in un'epoca storica diversa da quella in cui noi siamo cresciuti professionalmente. Forse sentivamo più la vicinanza della gente, comunque non vi era quello scontro di cui stiamo parlando. Beh, a me capita molto spesso di usare il racconto di storie che sono sconosciute a tanti giovani colleghi, non solo a tanti cittadini. Due parole ancora appunto sui ricordi che evoco. Galli, abbiamo detto Galli. Guido Galli, Alessandrini, Falcone e tanti altri, vorrei che fosse chiaro, li chiamiamo eroi ed è giusto che siano considerati nel sentimento eroi, ma in realtà erano persone normali che non hanno chiesto di occuparsi di terrorismo, di mafia, che venisse loro riconosciuta una onorificenza da appendere sul petto. Si sono trovati tutti più o meno casualmente coinvolti in queste vicende, come è capitato a me, come credo anche a te quando eri pretore d'assalto e a Giancarlo quando ha aperto la strada nel contrasto del terrorismo. Galli era più conosciuto come accademico che come giudice istruttore. Falcone si occupava di questioni di civile, di diritto civile, chiede il trasferimento a Palermo, si trova sul tavolo le inchieste di mafia che l'hanno portato alla fine. E tutti certo erano consapevoli che occupandosi chi di terrorismo, chi di mafia potevano rischiare la vita, ma certo erano certi di andare avanti, di poter portare a termine il loro lavoro. Ciò indica la normalità del dovere. Galli nel 57 scrive una lettera al padre per spiegare perché aveva deciso di fare il magistrato e non l'imprenditore come avrebbe potuto. Perché vedi papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti o alle belle sentenze o ai libri, io ho pensato soprattutto, ti prego di credere che dico la verità come forse non l'ho mai detta in vita mia, a un mestiere che potesse darmi la grande soddisfazione di fare qualcosa per gli altri. Galli si occupa di terrorismo e non ha scorta, come è stato ricordato da Giancarlo Caselli, non ha alcuna forma di protezione, io più giovane ce l'avevo perché il procuratore aveva ritenuto che ciò fosse necessario. Sapete perché Galli non aveva scorta? Perché il dirigente del suo ufficio, un magistrato, in mia presenza, confermandolo, sosteneva che Galli era un comunista e che pertanto quale rischio poteva correre occupandosi di terrorismo di sinistra. Galli, al di là della lontananza da qualsiasi collocazione politica, era una persona profondamente cattolica. Quando gli raccontai questo episodio sorrideva con una scrollata di spalle non cinica, quasi rassegnata, niente affatto cinica. Galli il 19 marzo dell'80, io lo aspetto in ufficio per lavorare insieme, viene ucciso in università dinanzi all'aula dove sta per entrare ad insegnare i suoi alunni, e io corro all'università a poche centinaia di metri dal Palazzo Giustizia e lo trovo a terra dinanzi a quell'università con il codice in mano. Questa immagine che evochiamo spesso e che ha segnato la mia vita è un'immagine che il giorno dopo sul Corriere della Sera un grande giornalista cattolico provò a interpretare, e cioè è quel codice, quell'immagine, la prova che la legge più forte della violenza, della assurdità, della follia di quegli anni. Ma il codice in mano sembra che sia per qualcun altro invece un imbarazzo, e non lo dico soltanto argomentando con un ragionamento indiretto, perché questo qualcun altro l'ha detto apertamente il Presidente del Consiglio Berlusconi. Nel 2005, fine 2005, viene intervistato da giornalisti stranieri circa gli ostacoli che il governo italiano sta ponendo alla magistratura di Milano che indaga sul sequestro di Abu Omar, un egiziano indagato per terrorismo che viene rapito dalla CIA, secondo l'accusa con l'aiuto di appartenenti ai servizi italiani, e viene trasportato in Egitto per essere torturato, lo è stato in tutte le maniere possibili, incompatibile con la democrazia, con ciò che ricordava sempre Sandro Pertini, l'orgoglio del nostro paese di aver vinto quel terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi.
Beh, di fronte alle domande dei giornalisti stranieri che chiedevano perché questi ostacoli alla giustizia, rispondeva il Presidente del Consiglio: nessuno può seriamente pensare che i governi possano contrastare il terrorismo con il codice in mano. Nessuno può seriamente pensare. È l'essenza della nostra democrazia assicurare il diritto e le garanzie a chiunque, anche ai terroristi, anche ai mafiosi. Invece sembra che solo una categoria di imputati nel nostro paese possa godere di diritti e di garanzie che vanno ben al di là di quello che si può logicamente e giuridicamente pretendere. Sembra che a questo siamo arrivati. Ma cerchiamo ancora di interpretare storicamente perché poi si arriva a questa riforma epocale, ed ecco quindi una risposta chiara. Guardate, mi ha molto colpito qualche tempo fa sentire Gustavo Zagabeschi che spiegava, peraltro citando Miglio, un suo maestro, però come sappiamo anche teorico dell'ideologia leghista, che le democrazie hanno un ciclo di circa 60 anni, nei primi 20 anni si formano, nei secondi 20 si rafforzano e vivono veramente, poi arriva il declino, magari in attesa del nuovo ciclo. Beh, ma attenzione, questo ciclo che stiamo vivendo, forse alla fine, perché le speranze e i venti nuovi scorrono veramente, questo ciclo parte quando finisce il precedente, cioè sotto il fascismo la vita era diversa per la magistratura. Proviamo a descriverla con poche battute, consentitemi, per capire che cosa oggi sta avvenendo e come si vorrebbe oggi la magistratura. Permettetemi di citare dei brani tratti dalla Storia d'Italia di Einaudi. È la descrizione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 1940. Voi sapete che è una cerimonia che si fa ancora oggi, importante, nella Corte Suprema di Cassazione. Il primo presidente fa il bilancio dinanzi al capo dello Stato di quello che è avvenuto nell'anno alle spalle. Nel 1940 si svolgeva a Palazzo Venezia, cioè nella residenza privata del Duce. Sentite queste poche righe. Nel vasto salone presso la cui parete di fondo prestavano servizio d'onore i moschettieri del Duce, si erano schierati in quadrato aperto su di un lato 250 alti magistrati, tutti in uniforme del Partito Nazional Fascista. Immaginate, 250 alti magistrati in divisa. Appena apertasi la porta che mette nella sala del mappamondo, la figura del Duce, seguito dal ministro Grandi, vi si è inquadrata. E la devozione e l'entusiasmo hanno avuto il sopravvento sul fermo costume di imperturbabilità dei magistrati, i quali hanno prorotto in un'invocazione altissima. Il Duce rispose, sorridendo e levando romanamente il braccio. Alta risuonò a quel punto la voce del ministro di Grazia e Giustizia, il quale ordinò ai magistrati il saluto al Duce e rimbombò: «A noi!» E scoppiò tonante un'altra manifestazione di devozione, di fede, di entusiasmo dei magistrati. Segue il discorso di Mussolini che così finisce: nella mia concezione non esiste una divisione di poteri nell'ambito dello Stato, il potere è unitario. Finisce il discorso, i magistrati in divisa applaudono Mussolini, il quale esce tra gli applausi scroscianti, ma gli applausi continuano, Mussolini ritorna come una star per concedere il bis e i magistrati ancora lo applaudono. Allora, al di là dell'immagine che può anche destare, come dire, sorrisi, ma qual è il senso di quell'immagine? È il senso di una magistratura adorante, una magistratura che è inginocchiata di fronte al potere, in divisa, ubbidisce all'ordine che il ministro gli dà, saluto al Duce, a noi, dicono i magistrati italiani di quel tempo, alcuni di essi fecero parte del Tribunale della Razza, La vergogna della magistratura. Beh, questo modello di magistratura è probabilmente, magari senza divisa, esattamente il modello che qualcuno ancora oggi vorrebbe, ma la nostra Costituzione prevede un'altra magistratura, prevede una magistratura che diventa tale attraverso il concorso, per esempio. Chiunque abbia i requisiti, vince un concorso, diventa magistrato. Perché lo vuole la Costituzione? Per garantirne l'indipendenza. Perché è ovvio che se fosse eletto o nominato dall'esecutivo questa non sarebbe garantita. Eppure questa modalità di accesso alla magistratura fu quella che diede luogo qualche anno fa a un'intervista a Reti Unificate, sempre del Presidente del Consiglio dell'epoca, lo stesso di oggi, il quale disse: ma com'è possibile che un semplice funzionario pubblico, vincitore di un concorso,
possa incriminare chi è eletto dal popolo e legittimato a governare il paese. Ma questo lo ricordate? Ora, questa è una forma grave di confusione, perché il Presidente del Consiglio lì parlava di due forme di legittimazione diverse all'esercizio del potere. Il voto dà diritto al potere di governare ed è giusto che chi vince le elezioni, finché ha una maggioranza, cerchi di realizzare il suo programma. Ma il magistrato vince un concorso, ma ciò non significa che la sua collocazione sia, come dire, subordinata gerarchicamente, come se vi fosse una scala tra i poteri. Chi vince l'elezione sta più in alto. Questo è talmente viva, questa convinzione è talmente viva, che recentemente il ministro Alfano, ora segretario del partito del Presidente del Consiglio, ebbe a dire in televisione marzo di quest'anno che nella nostra democrazia non esistono tre poteri, ma due poteri e un ordine, cioè anche nominalmente la magistratura viene degradata da potere a ordine ed è una delle modifiche della riforma epocale che ci è stata proposta a marzo. Allora, attenzione, perché qui siamo allo snodo principale.